a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Qua che quest'oggi siamo tornati su Clash Mini. Oggi andremo a parlare della storia di questo gioco. Partiremo fin dall'8 novembre 2021 per andare fino ai giorni nostri e vedere quello che potrebbe arrivare in futuro. Ho preso ispirazione per questo video da un'immagine di Brawl Stars che sta girando in questi giorni, dove si vedeva tutta la storia di Brawl. Ho detto perché non farlo pure su Clash Mini, quindi ho impiegato 3 ore della mia esistenza a fare un'immaginina di Clash Mini con tutta la storyline, con tutti gli aggiornamenti, con tutte le immaginine. Ho messo 3 ore, sì ragazzuoli, però è venuto bene. Quindi se poi volete condividere questo video e vedere insieme quanti progressi ha fatto Clash Mini durante questi 3 anni, perché che il gioco è iniziato nel 2021, adesso siamo nel 2023, 3 anni di differenza. In realtà il gioco è in beta da 1 anno e mezzo, ma comunque lo sviluppo avviene da molto a molto prima. Ho visto pure altri creator italiani che hanno fatto lo stesso video però su Brawl come Ferre, ed essendo che il video era davvero davvero interessante, ho detto facciamolo pure su Clash Mini. Ed eccoci qua ragazzuoli, ho fatto tutto questo progetto, ci ho messo, come già vi ho detto in precedenza, ma c'è riassunto praticamente di tutto ma tutto Clash Mini. Adesso andremo ad analizzare tutto quanto, potete fare lo screen, comunque questa foto adesso la pubblicherò su Twitter e in altri social se vi può servire, ed è davvero davvero interessante. Qua ho messo una piccola nota iniziale che serve a far capire tutti i colori dei vari mesi dell'anno: verdi e quando c'è l'aggiornamento, gialli i mid update, rossi gli aggiornamenti che arrivano a fine update, quindi late update, e poi quelli blu sarebbero i probabili aggiornamenti che arriveranno, e quelli bianchi ovviamente niente. Ma iniziamo subito a vedere tutto quanto. Allora partiamo dal 2021. Come vedete non c'è nulla nel 2021, non è successo niente fino a novembre e dicembre, quindi partiamo già dalla fine. Gennaio, febbraio, tutti questi mesi li possiamo skippare e andiamo direttamente a novembre. Eccoci qua. C'è da dire che hanno iniziato col botto, hanno fatto 2 aggiornamenti di fila a novembre e a dicembre, che sono andati direi molto a molto bene. In un mese sono cambiato un sacco di cose. Partiamo subitissimo ragazzuoli da novembre. Da novembre 2021 il gioco è uscito, mi sembra alle 7:30 del mattino, non mi ricordo bene, ma io prima di entrare a scuola ho scaricato Clash Mini, mi sembra fosse lunedì, non lo so, ho vaghi ricordi comunque. E partiamo subito con un open beta, diciamo ristretti in alcuni paesi, 5 eroi, avevamo solamente 5 eroi, adesso ne abbiamo 11 ragazzuoli, esatto. In praticamente un anno hanno aggiunto ben 6 eroi e ci può stare. Avevamo solamente 20 mini, che è un ottimo traguardo direi. Avevamo come modalità solamente i duelli e le rumble, che ci può anche stare. E questo qua era il primo rilascio della beta, c'era il pass, niente di così esclusivo, niente di così pazzesco, ovviamente delle classiche skin molto molto brutte. Ma passiamo subito a dicembre, quando c'è stato un aggiornamento bellissimo per il mio, aggiornamento di Clashmas, quando c'è stato tutto l'evento natalizio col goblinino natalizio e tutte quelle cose là che sono state davvero davvero divertenti. Ho messo pure le date per ogni singolo aggiornamento, questo qua è uscito il 21/12/2021, ovviamente qualche data potrebbe scambiarsi di qualche giorno perché dipende dalla località e dall'orario, però comunque all'incirca quelli là sono i giorni. Cosa ci danno a dicembre ragazzuoli? Nemmeno in uno di quelli grossi grossi ci danno tutte queste cose che hanno dato dopo un mese del rilascio della beta. Ben 2 nuovi mini, il moschettiere e il principe. E adesso che mi ricordo pensavo fossero stati aggiunti molto molto dopo, invece in circa 2 mesetti hanno aggiunto pure questi nuovi mini. È un nuovissimo eroe, la Royal Champions, pazzesca raga la Royal Champions, che c'è stato un periodo in cui era fortissima. Le mini rooms, voglio dirvi ragazzuoli, le amichevoli le hanno aggiunte fin da dicembre, manco un mese è passato e subito le amichevoli. E nemmeno un mese è passato che hanno subito eliminato i crystal coins, o meglio i challenge coin, esatto si chiamavano così, hanno eliminato i challenge coin e hanno fatti diventare crystal coins per comprare le skin tutte di cristallo, già pazzesco. L'aggiornamento di dicembre era magnifico, ditemi nei commenti poi ovviamente a fine di tutta sta storyline qual è il vostro aggiornamento preferito di Clash Mini. Comunque già questo qua potrebbe essere tranquillamente un gioco globale, perché in 3 anni hanno fatto un sacco di aggiornamenti interessanti. Ma andiamo subito nel 2022, eccoci qua, gennaio, febbraio niente, e ci può anche stare comunque. E partiamo con marzo. A parere mio ragazzuoli, adesso qua lo dico ma potrei pentirmene, il miglior aggiornamento del 2022 forse c'è da considerare anche l'aggiornamento 5, ma a parere mio l'aggiornamento di marzo è stato un aggiornamento magnifico in quantità di mini, di eroi, di skin, di grafiche, di co, è stato secondo me un aggiornamento pazzesco. Ora andiamo a vedere bene perché. 4 nuovi mini e già qua partiamo col botto: Swordsman, Fisherman, Golden Giant e Strega. Ho detto tutto raga, mini rivoluzionari bellissimi, di cui 2 di questi sono mai visti prima e 2 sono già presi da altri giochi Supercell, e abbiamo pure un nuovo eroe, il Wave Master, mai visto prima. Allora riguardo truppe, riguardo nuovi personaggi, la stagione di marzo del 2022 è stata per mio la stagione migliore di sempre. Poi hanno aggiunto pure i clan, quindi potevi comunicare, ripeto, la stagione migliore di sempre secondo me. E poi abbiamo ottenuto la nuova battle board, la nuova tavola da battaglia, quella marina, anche questa stupenda, che adesso se vi siete accorti ragazzuoli
l'hanno rimossa. Sì, l'hanno rimossa, non ci posso credere. Creano mappe e le rimuovono. Però abbiamo una spiegazione, ha detto che l'hanno rimossa perché in futuro faranno un rework. Probabilmente nel prossimo aggiornamento hanno intenzione di fare il rework di tutte le mappe, ma staremo a vedere. Quindi, già per me questo aggiornamento era stupendo. Col clan potevi chattare. Ancora mi sembra non fossero disponibili i raid. Esatto, i raid non c'erano. E andiamo subito all'aggiornamento di maggio. Quali cose iniziano a migliorarsi, ma allo stesso tempo a peggiorare? Perché poi abbiamo quello di luglio, a parer mio, il peggiore di sempre. Ma passiamo a maggio. Questo qua mi è piaciuto molto perché hanno aggiunto Skeleton King, eroe rivoluzionario, e Phantasm Royale. Questo qua ci ha perseguitato per sempre. Ed è uscito questo aggiornamento il 16 maggio 2022. Potrei sbagliarmi, ma la data che io ho cercato nei vari social e nelle patch notes di Clash Mini è stata proprio il 16.05. Ma andiamo a vedere quello che hanno aggiunto. Quindi nuovo mini, Royal Ghost, nuovo eroe Skeleton King, nuova scala dei trofei. Sì, ragazzuoli, è uscita la nuova scala dei trofei. In questo aggiornamento c'era la nuova scala dei trofei con la nuova grafica. È stato un aggiornamento molto bello a parer mio, molto ben fatto. Hanno aggiunto il Super Sally B skin. Già al tempo pensavamo che il mese dopo sarebbe uscito globale. Mi sa che ci siamo accorti che non è uscito globale ancora il gioco. Un gioco in beta che collega già il Super Sally B e che ti dà in cambio una skin. È un gioco molto molto forte a parer mio. E come ultima aggiunta, ovviamente qui ci sono delle piccole aggiunte che non ho scritto perché sono abbastanza poco importanti. E come ultima aggiunta abbiamo la nuova Battle Board. Anche questa è molto bella, che mi sembra si chiama Under. Questa qua mi sembra che è rimasta, perché ho paura che sia stata rimossa pure questa. Non voglio sbagliarmi, perché mi sa che hanno rimosso tutte le mappe, hanno fatto cose strane. Detto ciò, passiamo ragazzuoli al peggior aggiornamento di Clash Mini. Giugno niente, e passiamo subito a luglio. Off topic, hanno fatto un aggiornamento ogni singolo mese? Ma in che senso? Facevano un aggiornamento al mese, ogni mese facevano un aggiornamento. Però non importa, questo aggiornamento, che secondo me è stata la rovina fino a un certo punto di Clash Mini, solo per questo piccolo anno, per questo piccolo pezzo. Luglio 14.07.2022 hanno aggiunto la cosa più inutile del gioco, la cosa che ha fatto sprecare più tempo al team di sviluppo di Clash Mini: le spedizioni. Allora calmi, il concept delle spedizioni sono pazzesche ragazzuoli, è un'idea bellissima. La modalità PvE aggiunta su Clash Mini aiuta il player ad avanzare ed è pure molto divertente per fare un po' di test. Ma ragazzuoli, è fatta malissimo, le ricompense sono inutili. Al tempo erano meravigliose, ti davano fino a 20 gemme ogni spedizione. Adesso fare le spedizioni non ha senso, lo fai solamente per collezionismo. E un'altra cosa, hanno aggiunto le spedizioni a luglio del 2022, e adesso che siamo sempre a luglio del 2023 ancora non è uscito il capitolo 3, perché sono usciti ben due capitoli, capitolo 1 e capitolo 2. Il capitolo 3, il lucchetto, ancora non è uscito dal 2022. Ma passiamo subito alla seconda aggiunta. Questa qua è stata molto interessante, hanno aggiunto i raid nei clan, solo che a distanza di un anno anche questa non è cambiata totalmente, non è successo niente di nuovo. I raid sono rimasti gli stessi, anzi sono peggiorati un sacco, li hanno nerfati, sono diventati la cosa più inutile del mondo. Adesso ti danno un po' di oro e un po' di frammenti d'eroe, una cosa del genere. Un'altra aggiunta molto interessante invece sono i regali giornalieri, questi qua molto interessanti. E poi ragazzuoli, nuove skin con i crystal coins, e ci sta. Ultima cosa, 5 deck slot, deck che si potevano selezionare. Ora ragazzuoli, arriva una cosa un attimo devastante. Dopo questo aggiornamento, l'aggiornamento che era abbastanza brutto, ragazzi, ditemi quello che volete, ma questo aggiornamento è stato il peggiore per il mio. Credo che all'interno di Clash Mini aggiornamento più inutile sia di tempo, per quanto è durato questo aggiornamento, è durato esattamente quello di luglio fino a novembre, 4 mesi se non ancora di più. Quindi durata di questo aggiornamento pessima. Per me il peggiore è quello di luglio al momento. Va bene, luglio 2022 ovviamente, perché quello di luglio 2023 è di un altro livello. Agosto niente, e passiamo qua invece a un mid update, dove i cambiamenti sono davvero davvero pochi ma interessanti. Le skin del pass diventano acquistabili nel negozio con le gemme. XP livello 35, adesso questo qua è il nuovo massimo. È stato aumentato pure il gold, l'oro ottenibile tramite le battaglie PvE, quindi adesso da 250 è diventato 500. Sono stati nerfati ancora una volta i raid, le ricompense. E passiamo a un late update, aggiornamento di ottobre, molto interessante questo qua, dove non c'è niente di interessante in realtà. Hanno buffato i raid boss dopo che li hanno nerfati, e sono arrivati una cosa però molto utile, le missioni d'evento, che sono delle missioni ancora iniziali rispetto a quelle che abbiamo adesso, ma comunque erano molto utili per maxarsi velocemente gli eroi. Ma arriviamo al primo aggiornamento, che si può definire aggiornamento, di Clash Mini, l'aggiornamento del 24 novembre 2022, aggiornamento che ha fatto rinascere Clash Mini e che poi l'ha portato a tutta questa serie di ultimi aggiornamenti di marzo, luglio, ottobre e infine ragazzuoli quello di dicembre, che magari potrebbe essere lancio globale. Ma andiamo ad analizzare quello di novembre. Aggiornamento per me molto carino, pieno di errori, ma fortunatamente che ci sono questi errori, così hanno capito cosa sistemare. Già possiamo vedere un attimo una differenza. Aggiornamento di novembre, aggiornamento di luglio, la quantità di cose che sono state aggiunte è di certo notevole. Ma iniziamo, prima cosa,
sismo, rivoluzione su Clash Mini. Subito dopo la nuova visuale che si poteva zoomare, la nuova progressione all'interno del gioco, dove abbiamo adesso i frammenti di mini, i frammenti di energia, mi sa che li hanno tolti, questi sì, li hanno tolti adesso, i frammenti epici, i frammenti rari e i frammenti comuni. Già mi sta venendo la nostalgia. Nuove tavole, questa qua, la nuova tavola robotica, emote, la mia emote preferita, ragazzo, bellissima, raga, bellissima. Se mi seguite su Insta, qua sotto, esattamente Instankirri, sto preparando delle magliette con le emote del miner. Preparatevi, preparatevi. Sono arrivati i livelli 15 per gli eroi. Clash Mini compie un anno, o meglio, non il 24, l'8 novembre, ma comunque un po' in ritardo hanno fatto sto compleanno e ci hanno regalato le emote. Hanno buffato i clan, se si può dire così, ci hanno sistemato un po' i raid. Sono arrivati i pass mensili, quindi quelli che si resettano ogni mese, e hanno rimosso totalmente la modalità casuale, quella che non ti fa perdere coppe. Ma passiamo al 2023. Dicembre se ne va e andiamo subito al nuovo anno, all'anno in cui siamo adesso, 2023, anno che potrebbe essere il lancio globale di Clash Mini. Ripeto, secondo me arriva o a dicembre o a gennaio del 2024. Ma partiamo da marzo. Dopo 3 mesi, da novembre esce l'aggiornamento di marzo, in realtà 3-4 mesi se si può dire così. Marzo, aggiornamento molto utile per il gioco. Molti di voi l'hanno disprezzato, ma ci sono state un sacco di cose positive in questo aggiornamento. Sicuramente è migliore rispetto a quello di luglio. Quello di luglio è pessimo, io lo dirò sempre. Passiamo a quello di marzo. Quindi cosa hanno aggiunto? Nuovo eroe, Natureborn, nuovo mini, la bandita, i nuovi eventi che sono stati molto utili per ottenere un sacco di ricompense, i nuovi event pass che servono per sborsare soldi, i nuovi avatar, molto interessanti anche questi, che sono belli per un'estetica del gioco. Lo Star Exchange è stato eliminato, nuove missioni che già abbiamo visto, le missioni d'evento, e la tavola più grande di Clash Mini, questa qua, ragazzuoli, la tavola 7x8, 4x7 della tua zona, una tavola molto divertente, solo che adesso questa mappa l'hanno eliminata di nuovo. Io non so quello che stanno facendo. Clash Mini crea mappe, le elimina, le distrugge. Comunque questo aggiornamento a parer mio è molto molto buono. A fine di tutto quanto vi dirò il mio update preferito. Adesso passiamo all'ultimo aggiornamento. Dopo più di 3 mesi, sì, 3 mesi, facciamo 3 mesetti e una settimana, eccoci qua all'aggiornamento di luglio. Aggiornamento che in confronto a quello dell'anno scorso è di un altro livello. Aggiornamento a parer mio migliore di tutto Clash Mini. La quantità di cose che hanno aggiunto è notevole. A distanza di un anno ci sono stati sicuramente degli upgrade. 2 nuovi eroi, Gram Sorvegliante e Pink Fury. Nuovo mini, il Goblin Pugnale. Nuova scalata dei trofei che è stata aumentata, che è stata reworkata, che è stata bellissima con l'avatar finale. Hanno messo il no movement che rende il gioco molto molto più competitive, più strategico. Hanno aggiunto nuovissimi eventi. Esatto, ragazzuoli, hanno aggiunto altri eventi rispetto a quelli che c'erano nella scorsa stagione. 11 nuove tavole magiche, piattaformine magiche. Qua abbiamo quella del demone. Rework a 2 tavole di molto tempo fa, questa qua del pratino iniziale, questa qua del tempio della cura, molto bella. Hanno aggiunto i replay, hanno aggiunto le nuove box con i crystal coins, che per me sono inutili ma per molti di voi sono pazzesche. Hanno rimosso il gizmo, hanno rimosso i frammenti epici comuni e di energia, e sono rimasti solamente i frammenti rari e i frammenti di mini. Detto ciò, ragazzuoli, noi abbiamo visto tutta la storia di Clash Mini, se si può definire così, una storia che è ancora agli inizi. Quindi se questo gioco durerà, rimarrà il globale e magari sarà un gioco vincente come Clash Royale, Brawl e Clash of Clans, potremmo allungare questa lista fino al 2029. Secondo me ce la possiamo fare, magari pure oltre. Prima di concludere, aggiornamento che potrebbe arrivare, io già ve l'ho detto in qualche video in precedenza, ottobre, e come vedete dopo dicembre io ho messo il lancio globale con un punto interrogativo. Questa qua è una piccola mina che io vi sto lanciando, perché secondo me il lancio globale arriverà in quel periodo. Se volete sapere esattamente quando a parer mio arriverà il lancio globale di Clash Mini, ho fatto un video qua sopra, ragazzuoli. In realtà c'è pure la playlist di Clash Mini con tutti i video di Clash Mini, siamo a 150 video quasi. Detto ciò, ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel like, iscrizione, campanellina, guardate i video che sono appena lasciato accanto, che sono più bello dell'altro. Fate l'abbonamento per supportarmi, soprattutto per supportare Clash Mini fino al lancio globale. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!